Buongiorno amici, sono qui con Monica Giovine, Libertà con il coaching, un libro che sta avendo un grandissimo successo, primo su Amazon, tantissimi giornali ne stanno parlando. Allora Monica, benvenuta, come stai? Grazie, ciao. Bene, grazie. Sì, sono molto contenta di come sta andando il libro e sono molto soddisfatta che sia best seller su Amazon. In tutto il weekend è stato il libro più venduto e più letto su Amazon. Assolutamente, assolutamente. Devo dire che il tuo è un tema molto particolare, quello del coaching, se ne parla tanto, ma poi ci sono veramente anche pochi corsi professionali, un casino con le certificazioni. Allora, tu hai messo la tua esperienza ormai molto lunga in questo libro, raccontacelo un attimo. Allora, parla di coaching. Io sono più di 30 anni che mi occupo appunto di formazione e negli ultimi anni ho deciso proprio di focalizzare i corsi sul coaching e quindi sul miglioramento e sulla crescita personale. E vedo che le persone sono molto molto interessate, perché l'argomento proprio del coaching è sempre più richiesto, e sia come professione, quindi le persone fanno i corsi professionali per diventare coach, e sia anche dai clienti che vanno dal coach. E anche in Italia sta diventando sempre più importante come attività e come richiesta. Mentre nei paesi anglosassoni, in America, è sempre stato molto più, diciamo, importante, ma anche in Italia sta diventando molto, molto, molto importante e molto richiesto. Ma è molto interessante, sono d'accordo con questa tua analisi. E allora, ecco, le persone che leggeranno il tuo libro poi magari vorranno iniziare un percorso per diventare coach. E in che modo li puoi seguire, come li puoi aiutare, quali sono i tuoi di percorsi? Esatto. Allora, noi abbiamo fondato la RCA Coaching Academy, che fa corsi di coaching specializzati in una nicchia ben specifica. Diciamo che in Italia anni fa, quando ho fatto io i corsi, c'erano solo le macro nicchie, c'era il life coach, lo sport e il business e basta. E siccome ho sempre frequentato sia gli Stati Uniti, sia l'Inghilterra, Londra, vedevo che invece nelle scuole di coaching c'erano poi tutte le micro nicchie, diciamo, tutte le specializzazioni. E siccome noi oggi viviamo nell'era della specializzazione, perché non si può più essere generici, anche tu lo dici sempre, esatto, quindi avevamo deciso di fare dei corsi proprio di specializzazione, dove una persona diventa coach professionista, quindi con una preparazione completa in una nicchia ben specifica a sua scelta. Poi ci sono Quali sono queste nicchie? Raccontacele un attimo. Allora, le nicchie sono: uno è il personal life coach, il life coach per la vita personale, perché quello è sempre super, super, super richiesto ed è un po' il pilastro, è un po' la quercia, se vogliamo paragonare. Poi ci sono il coach olistico, e anche questo è abbastanza richiesto. E addirittura con questo corso poi si può fare un'integrazione e diventare naturopata. Poi c'è il love coach relazionale, altro corso richiestissimo, soprattutto dalle donne, dove si studiano proprio tutte le dinamiche sulle relazioni effettive, la coppia. Poi sono talmente tante le differenze, diciamo, le problematiche che possono esserci all'interno delle relazioni affettive. E quindi è molto, molto interessante. E poi c'è lo spiritual coach, che è la parte un po' più spirituale ed è molto richiesta soprattutto dagli operatori olistici. E poi c'è il corso di Money Coach, che è un percorso trasformativo. Cioè, nell'ultima parte ci sono anche degli investimenti particolari, diversi da quelli che propongono tutti gli altri, ma è soprattutto è trasformativo interiormente, perché è la cosa più importante, cioè prima di tutto cambiare non soltanto il mindset, ma anche a livello inconscio, a livello emotivo, proprio cambiare la propria relazione proprio con i soldi, con il lavoro e con le aspettative. Ecco, tante persone che stanno leggendo il tuo libro, insomma, si prenderanno 30 anni di esperienza, come ci hai raccontato. Quindi l'ultima domanda è questa: come mai hai scelto Bruno Editore per pubblicare il tuo libro? Ma Bruno Editore a me è sempre piaciuto molto, ho letto tantissimi libri della Bruno Editore, avevamo già stampato un libro tempo fa, libro ed ebook proprio sulle relazioni affettive, perché è stato anche il primo corso che ho insegnato ancora di persona tanti tanti anni fa,
e avevo portato in Italia da Londra, perché io l'ho visto a Londra, l'ho fatto e poi l'ho portato in Italia quando ancora non c'era, adesso ce ne sono tantissimi, però io l'avevo portato in Italia proprio una quindicina d'anni fa. E dopo ho voluto scrivere questo libro sul coaching e mi piace molto tutto il lavoro che fate voi, proprio perché non è solo scrivere un libro che è già un'ottima cosa, ma c'è dietro un lavoro di pubbliche relazioni, di marketing, tutte cose, tutti argomenti che a me sono sempre interessati tantissimo. E le persone non sempre riescono a capire l'importanza di questa cosa. Io ho notato, per esempio, nell'ambiente olistico non capiscono l'importanza di questa cosa. Nell'ambiente della crescita personale, che sono due settori un po' diversi, sono già un po' più sensibili. Ma oggi come oggi le pubbliche relazioni sono tutto, cioè senza quelle non si va da nessuna parte. Una persona può anche essere bravissima nel suo lavoro, ma lo sa solo lei, se non fa dietro un lavoro di pubbliche relazioni. Quindi ho scelto la Bruno Editore per questo motivo, perché proprio voi fate un servizio completo che credo che non faccia nessuno a questo livello. Assolutamente, allora grazie mille, è stata bellissima lavorare con te sia in questo libro come quello pubblicato tanti anni fa, quindi siamo contenti e orgogliosi di essere il tuo editore. E allora invitiamo tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento ad andare su Amazon a cercare il libro di Monica Giovine, Libertà con il coaching, perché potrebbe essere uno sbocco professionale interessante per molti, sia per i giovani che i meno giovani. Ma veramente un'attività nuova, remunerativa, diversa, comunque in un ambiente veramente stimolante. Quindi in bocca al lupo a chiunque vorrà iniziare questa carriera e farlo insieme a Monica, che ha 30 anni di esperienza. Grazie Monica per questa Grazie, intervista. A grazie Giacomo. presto, ciao. Grazie.